Buongiorno Samarate, vi voglio raccontare cosa è successo nell'ultimo Consiglio Comunale del 18 dicembre, lunedì scorso. Ho presentato e protocollato un question time dove chiedevo semplicemente quante sanzioni specifiche per il reato dell'abbandono dei rifiuti sono state elevate per tutto l'anno 2023 e l'importo di tali sanzioni. La risposta ufficiale, la leggo a scanso di equivoci, è questa. Nel corso dell'anno 2023 il comando di polizia locale ha effettuato verifiche in 3 casi specifici. Le indagini non hanno permesso di risalire agli effettivi trasgressori, quindi 0 sanzioni. Io so che voi vi ricordate che il 9 settembre di quest'anno sono usciti sui giornali online, gli articoli relativi a un fatto accaduto a Samarate, dove si diceva finalmente lo abbiamo preso. Prima o poi doveva lasciare una traccia per essere individuato, finalmente lo abbiamo preso. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, il trasgressore è stato già contattato dalla polizia locale e dovrà presentarsi al comando nei prossimi giorni. Rischia una pesante sanzione in base alle normative in vigore sul decoro urbano che di recente sono state inasprite. Questa è propaganda, la realtà è 0 sanzioni. Ultima cosa, noi nel 2018 abbiamo presentato un documento pieno di proposte in contrasto all'abbandono sui rifiuti del territorio, documento presentato all'amministrazione. Durante questi anni abbiamo riproposto tutta una serie di progetti per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Non piacciono, non sono state attuate. Si vede che preferiscono andare avanti con la loro politica che porta a questi risultati. Lo ricordo, 0 sanzioni. Buone feste, Samarate.